mettere in campo in questa seduta di consiglio comunale ragionamenti che francamente appaiono fortemente demagogici e strumentali. In deroga all'ordine del giorno, a cui giustamente il Presidente ci richiama, mi sentirei di fare una domanda veloce e frettolosa al consigliere Pugliese, e cioè mi chiederei, consigliere Pugliese, lei in questi 3 anni di amministrazione di centrodestra, ma dove stava? Non stava sicuramente all'opposizione, anzi lei è un consigliere comunale che è stato all'opposizione di questa città forse nei 20 mesi dell'amministrazione Carbola, e credo che insieme ad altri autorevoli esponenti ha la responsabilità della città, e quindi la mia domanda è di questi negli ultimi 3 anni, ma lei dove stava? Non se ne accorgeva che lì la comunale cadevano le foglie piuttosto che i marciapiedi che stavano in una situazione malestata? Allora, credo che il suo ragionamento sia assolutamente male, ma soprattutto un ragionamento che sinceramente ho difficoltà a sostenere. E lo stesso ragionamento si parte da questo concetto come per entrare nell'ordine del giorno per parlare dei dirigenti, perché non sfugge a tutti che il richiamo alla prudenza esercitato anche dai revisori dei conti è un richiamo che parte da lontano 2009, dove appunto Brunetta riformò la pubblica amministrazione e chiarì e mise dei percentuali sull'assunzione estremamente organica che dal 2009 al 2011, come diceva giustamente il Levale, il consigliere di Nicola Raizza, sono stati molto interpretativi. E su questo la maggioranza, in base alla necessità dei livelli, richiamava nuovamente il consigliere Raizza, ha fatto una scelta. Però, come diceva il consigliere Raizza, che vediamo spesso in questo mio intervento, c'è stato un diritto, io lo definisco un diritto sopraggiunto, il 141 del 2011, che chiarisce in maniera chiara e netta che la percentuale di dirigenti del comune di Recotazze organica è l'8% oppure il 18% nei casi di comuni chiusi. Siccome il comune di Casoria allo Stato non è virtuoso, perché questo Stato viene sancito attraverso un decreto che al momento non è ancora pervenuto, noi siamo in quelle condizioni. E rispetto al quale il Partito Democratico si è fatto caso, vedete, non solo stamattina, ma anche in termini dei comitati di bilancio, di mettere in campo una riforma seria, una riforma che non è sufficiente, una riforma che ha l'ambizione di segnare il nostro comune per i prossimi 2 anni, perché quando noi parliamo di aggiornamento dei servizi, quando noi diciamo mettiamo mano al regolamento dell'ordinamento dei servizi che è inadeguato, che fa riferimento alla legge 504 del 92 che è vecchia di 25 anni, noi diciamo mettiamo in campo una seria riforma della macchina comunale che segna il comune per i prossimi 2 anni. Accogliamo i servizi, razionalizziamo i costi, riduciamo la spesa. Sono valori, vedete, che il centro-sinistra è all'interno e che ha il dovere di mettere in campo, soprattutto in questo momento caratterizzato da una profonda crisi economica generale che si riflette in tagli di spesa lineari che per il prossimo anno faranno il solo comune di Casoria 4 milioni di euro. Sono tutte iniziative che noi dimentichiamo e che vogliamo assumerci la responsabilità di realizzare, a differenza dei 3 anni che le passate amministrazioni, dove anziché parlare su queste problematiche si pensava di conferire consulenze agli organi e a destra e addirittura conferire una consulenza di sé. Io invito fortemente, non il pubblico, ma alcuni consiglieri e ex assessori a parlare, se non interessati, fuori dall'aula consigliare. Bravo! Dicevo,